Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Probabilmente l'aspetto più noto di Bruno Kersikla, un artista nato a Trieste nel 1937, è quello di essere entrato nel Guinness dei primati del 2001 per l'opera di pittura più grande mai realizzata al mondo. L'opera titanica, di oltre 10.000 metri quadri di superficie, è stata possibile con l'aiuto di oltre 4.700 persone che hanno decorato con colore lavabile Piazza Unità d'Italia a Trieste. È stata visibile solo per pochi giorni dall'elicottero e ha fatto parlare il mondo intero. La storia di Bruno Kersikla comincia però con gli studi all'Istituto d'Arte per l'arredamento e la decorazione della nave e degli interni, che gli permettono di lavorare per navi prestigiose come la Oceani, la Guglielmo Marconi, la Raffaello. Quella che sembra un'attività promettente viene però messa in discussione da un avvenimento decisivo. In occasione della Biennale di Venezia del 1958 vede, per la prima volta, le opere di Antoni Tàpies. L'espressività della materia del grande artista spagnolo gli spalanca un mondo di creatività. Già la stessa notte rimane sveglio per realizzare il primo quadro. Immediatamente altri giovani triestini che vogliono sperimentare nuove strade si uniscono a lui per formare il gruppo Raccordo 6 e il suo nome comincia a circolare fra gli esperti del settore. Il suo primo collezionista ha un nome celebre, il poeta Leonardo Sinisgalli, che nel 1963 gli compra tutti i quadri esposti in una mostra personale e che lo sosterrà poi per tutta la vita, scrivendo sulla sua opera alcuni dei testi più significativi. Ma la pittura informale a quei tempi non gli consente certo di sopravvivere. Oltre alla decorazione per le navi, si è aggiunta la collaborazione con il Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia, dove si occupa di scenografia e di costumi. Proprio l'incontro con un grande scenografo, Luciano Damiani, gli fa capire un'altra cosa. Se vuoi fare scenografia seriamente, devi entrare a tempo pieno nel mondo del teatro. Ma lui vuole fare l'artista. È per questo che nel 1966 decide di trasferirsi a Milano, all'epoca uno dei centri mondiali della ricerca artistica, anche perché sente che la fase informale si è ormai esaurita. Ha bisogno di tenersi aggiornato, di sapere cosa succede nel mondo. Le nuove conoscenze lo portano ad una serie di lavori per lui rivoluzionaria. Si tratta di sculture in compensato tenute insieme da perni. Questi lavori, che lui chiama cerambici, dal nome di un tipo di insetto, sono lo spunto per l'elaborazione di tutta la sua attività futura, che troverà la sua prima vera applicazione nella serie dei barocchi. Si tratta di sculture realizzate assemblando pezzi di compensato di grande spessore e che hanno la caratteristica di nascondere una sorta di meccanismo che le rende infinitamente modificabili. Alla realizzazione di queste sculture contribuiscono alcune suggestioni tipiche di quell'epoca. Innanzitutto la riflessione sulla scultura di alcuni artisti come Umberto Mastroianni, che cercavano ispirazione proprio nella forma dei motori, negli ingranaggi. Poi sicuramente le macchine inutili di Bruno Munari o le macchine di Jean Tinguely. Inoltre, in quel periodo si parlava tanto di funzione sociale dell'arte, che prevedeva l'intervento del pubblico nella manipolazione dell'opera. Nel 1978 la sua ricerca approda al ciclo dello Spitzen Congress, una sorta di tributo ai personaggi celebri del Novecento che più di altri hanno contribuito alla sua crescita umana e culturale. Fra questi spiccano i ritratti dei personaggi che hanno operato a Trieste: Saba, Joyce. A quest'ultimo, nel 1982, in occasione del centenario della nascita, dedica una serie di sculture e di disegni acquarellati che vengono esposti nella sua città natale e a Milano. Non dobbiamo dimenticare che Kersikla non ha mai abbandonato l'attività di decorazione, che l'ha portato, ad esempio, alla realizzazione della porta del celebre ristorante Savini di Milano e della cappella del collegio Villoresi di Monza. Il suo lavoro gode del favore della
della critica, ma è soprattutto il mondo della letteratura che lo sostiene. Fernanda Pivano, ad esempio, in una celebre mostra intitolata Artisti e scrittori, lo segnala insieme a Burri, Consagra, Dorazio e Arnaldo Pomodoro. La sua città gli ha tributato una testimonianza di grande rispetto nel 2009 con l'assegnazione del premio più importante, il San Giusto d'Oro. La scultura che vi presento oggi è alta 60 cm per 43 cm di base. È dedicata ad un personaggio tipico della nostra società, il broker finanziario. Lo sguardo non offre appigli di carattere psicologico, ma con una semplice manipolazione la scultura prende vita e si offre alla disponibilità del fruitore, il quale può inventare ogni giorno una scultura diversa. Andando oltre l'aspetto del gioco, la cultura di Kersikla si innesta nel filone della cultura del dubbio, che nel Novecento, ad esempio, comprende il tema della mutevolezza dell'identità presente in Pirandello e la teoria dell'inconscio appartenente alla psicanalisi di Sigmund Freud. Una personalità, quella di Bruno Kersikla, assai complessa, ricca e versatile, che ha conquistato un posto ben identificabile nell'ambito delle ricerche artistiche del Novecento italiano. Con questo vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci!